Tra giugno e luglio, per varie vicissitudini, sono stato in mare 3 sole volte e questa è la prima. Per me non è ancora il momento di passare ad attrezzature estive, quindi indosso una giacca da 7 mm e pantaloni da 5. Mi dirigo verso una nota tana di corvine nella speranza di trovarne qualcuno fuori, ma sembra esserci il deserto. Tuttavia riesco a scorgere un pezzetto di dorso di un buon esemplare che è in sagolo prima che scompaia nella sua tana. Seconda ed ultima uscita di giugno, sebbene l'attrezzatura sia sempre uguale, con una zavorra adeguata allo spessore della giacca, comincio a cimentarmi in qualche tuffo un po' più fondo del solito mio invernale, perché per me è giunto il momento di riadattarmi alle mie solite quote estive. Mi apposto, in una storica postazione da dentici e dopo pochi secondi vengo puntato da un esemplare solitario. Il pesce è lontano e il colpo è risultato pessimo. Ho in pratica un dentici centrato a fil di pancia che si dibatte sull'asta. Peggio di così non poteva andare. In questi casi forzo sempre il recupero nella speranza che il pesce si paralizzi e così avviene anche stavolta. Stesso giorno ed altra tappa, stavolta alla ricerca di qualche cernia. Seguendo uno schema ormai testato svariate volte negli anni, mi affaccio cautamente oltre l'orlo nella speranza di individuare un bel pesce. La cernia effettivamente c'è, ed anche se non si tratta di un pesce di grandi dimensioni, io miro e lascio partire il colpo che stavolta risulterà abbastanza preciso.
Prima uscita di luglio. Stavolta indosso un completo da 5 mm, meno zavorra. Tuttavia, un violento termoplino molto alto, ed oltre il quale l'acqua è gelida e sporchissima, mi induce a dare un'occhiata ad una tana di corvine posta in ben 15 metri d'acqua. Sebbene i pesci si sentano, in lontananza ne vedo soltanto una immobile, e sarà un pesce di circa mezzo chilo che inizialmente ignoro. Scorrono i secondi e ad un certo punto mi avvicino per cercare di colpire quest'unica corvina a vista. Ma proprio mentre allino il fucile e sto per sparare, ecco la sorpresa. Dal nulla sbuca una cernia che per un attimo addirittura si sovrappone alla corvina. Stupida lei, stupido io, ma per una frazione di secondo.